interessava vedere, perché non so cos'è, però ha fatto 400.000 views. Visitare la città più obesa d'America. Vediamo, sono curioso. Se è una stronzata, come sempre, togliamo. 115 milioni di persone obese. In America ci sono 115 milioni di persone obese, esattamente il 41,9% degli adulti e il 20% dei bambini americani. Un numero spaventoso. E con obeso si intende un qualsiasi individuo il cui indice di massa corporea supera il valore di 30. E calcolarlo è super semplice. Anche notarli è super semplice, nel senso non è che passano proprio in osservazione. Sai com'è? Se quando respirano si sentono, sembrano un aereo reattore, quando camminano trema il pavimento, si notano abbastanza. Peso fratto altezza al quadrato, chiaro no? E per rapportare questi dati ad un No, questa è una stronzata, non puoi calcolare l'indice di massa corporea così, perché non metti in considerazione in realtà la massa muscolare e la massa ossea, la minchia. Paese che conosciamo molto bene, in Italia la popolazione obesa è il 10%. Ora però vi voglio far vedere una cosa. Beh, rispetto all'America ci credo, cazzo. Questo è quello che nel nostro immaginario l'americano medio introduce giornalmente nel suo organismo. Nell'immaginario, no. Per colazione un frappuccino e un sandwich da Starbucks. O che ne so, uova e bacon per dire. A pranzo un bel menù del Mac. E a cena mezza pizza scaldata al microonde. Quella non è una pizza, quella è uno scudo medievale dei crociati durante l'assalto di Gerusalemme. Quella è un'arma impropria di Xina che puoi tranquillamente lanciare e può sfondare pareti, mura e eventualmente anche protezioni come elmi. È una birra. Esattamente 3300 kcal, un botto. Ovviamente senza calcolare milkshake, Reese's e Twinkies che nel nostro immaginario condiscono la giornata americana. E siamo convinti che seguono questa dieta. Forse perché siamo un po' tutti figli di Super Size Me, Homer Simpson e il professore Matto. Sì, in sostanza per noi lo stereotipone americano è Peter Griffin. E per Dottor, grazie per la sabba. Fortuna non è proprio così, è tutto molto più complicato, come al solito. Anche se leggendo un po' di dati non ci entriamo troppo distanti. Perché la media di calorie introdotta dall'adulto medio negli USA è di ben 2638. Che parecchio, Flur, grazie per il cibatino, considerando che il massimo di attività fisica che fanno è andare dal divano al bagno. Non saranno le 3300 che ci immaginiamo, ma è molto distante dalle 2000 massime che in media una persona dovrebbe introdurre. E quando dico che è complicato, intendo dire che le cause dell'obesità americana sono molto più complesse di quelle che ci possiamo immaginare e hanno una storia molto lunga che parte più di un secolo fa. Che gli Stati Uniti siano un paese McDonald's, KFC, Subway e Taco Bell centrico in cui il cibo è disponibile giorno e notte è andato di fatto. Ma anche in UK, Germania e Italia ci sono fast food disseminati ovunque e supermercati aperti H24. Sì, e non... sì, ma noi sappiamo cucinare. Pensiamo a fast food solo come i franchising d'oltreoceano. Anche la pizza al trancio, quella da sport e il kebab sono fast food. E sì, anche il panzerotto frittone in strada è fast food. Sì, ma noi non ci scofaniamo panzerotti da mattina a sera però, cioè, nel senso, quella è la differenza. Cioè, l'italiano di media ha il buon senso di capire che una volta che ti sei mangiato un cannolo come dessert, altri 15 non è il caso di mangiarli. Senza contare che noi abbiamo un vantaggio, noi sappiamo cucinare, quindi i Bruni, grazie per i due patino. E quindi per capire che cosa ci sia davvero di diverso e che ha portato lo stato più ricco del mondo a essere rappresentato come tutto, tranne che il ritratto della salute dove il 70% della popolazione è sovrappeso, dovevo andare lì, lì dove questo fenomeno è all'apice, nello stato più obeso d'America e che ospita quella che nel 2008 è stata definita la città più grassa di tutti gli Stati Uniti. Ragazzi, devo andare lì, lì io sarei magrissimo, porca troia, lì io sarei gravemente anoressico. Huntington, in West Virginia. Abitanti con BMI sopra 30, 45%. La metà di tutta la città è obesa, ragazzi. Porca troia. Huntington, la città più grassa d'America. Cosa interessante, siamo a Lilton in questo caso, in fase di reception. Non sovrappeso, obesa, ragazzi, è incredibile. Cioè, non la metà della popolazione è sovrappeso, è obesa. Cioè... l'ingresso ti danno acqua e biscotti. Anche qui comunque Huntington tutto chiuso, per forza bisogna andarci a piedi, non è che... non hanno un drive-in, quindi sì. Vibe, vedo un sacco di auto con le ruote sgonfie comunque. No, ok, la devo smettere, mi devo trattenere, no.
tipo ci siamo solo noi che passeggiamo e camminiamo perché cioè, non c'è un'anima. Quando sono partito per realizzare questo video nella mia testa era tutto chiaro che cosa avrei dovuto registrare. Mi aspettavo di trovare strade piene di gente, il 50% di loro nella mia testa doveva essere obeso, i ristoranti strabordanti a tutte le ore e lunghe code alle casse dei fast food. Sì, perché quando si pensa alla città più grassa d'America, credo che queste siano le scene che verrebbero in mente a chiunque, no? Ma la realtà è che Huntington è totalmente deserta, nessuno nei fast food. Ma ragazzi, sembra una città fantasma comunque, perché Troia sembra veramente una città fantasma, non c'è un'anima viva in giro, ragazzi. Tre persone sedute nei ristoranti e se non fosse stato per sei macchine che attraversavano il centro della città. Ma non sembra neanche una città americana vista così, che strano. Cioè, alcuni edifici sì, ma altri edifici sembrano edifici post-sovietici, cioè... Poteva sembrare totalmente abbandonata, ma non stiamo parlando di Welch. Qui ci sono 46.000 persone che ci abitano, di cui quasi la metà obesa. Com'è possibile questa cosa? Dove sono le 25.000 persone obese? Anzi... In casa? Dove cazzo? In casa? O nel reparto di cardiologia? Dove cazzo vuoi che siano? Dove diavolo sono tutti? E come fa ad essere la città più obesa d'America se fast food e ristoranti sono vuoti? È un mercoledì pomeriggio, sono le 4 del pomeriggio. Non un'anima in città. Non c'è nessuno. Sono macchine. Mm-mm. Non ci sono persone, ci sono macchine. O persone sedute nelle macchine. Esatto. Guarda che tristo quel coso, ragazzi. Abbiamo a che fare con automobili e non con persone. Poco traffico, c'è solo macchine che passano ma poche e noi. Comunque è vero, è stranamente. Dunque, tutto quello che ho scoperto in realtà è che Huntington è solo la punta di un iceberg grande quanto tutti gli interi Stati Uniti. Sì, perché se escludiamo New York, LA, San Francisco e pochissime altre città, questa situazione si presenta ovunque nel paese. E facendo le mie classiche ricerche ho scoperto che l'obesità non è solo questione di cibo o di scelte fatte da singolo individuo, ma è un mix di quattro fattori. Quelli che ho chiamato lo zoning, la protesi, le multinazionali delle calorie e il bottom half. La protesi. Dunque, lo zoning. Quando ci immaginiamo una città americana ce la immaginiamo molto diversa dalle nostre città europee. Ma non è sempre stato così. All'inizio le cittadine americane erano simili alle nostre. C'era un piccolo centro storico creato attorno a una strada dove coesistevano attività commerciali, negozi, uffici, luoghi di aggregazione come ristoranti e cinema, insieme alle abitazioni. Quella che lo Stato chiamava mixed area. Tutto era a misura d'uomo, tutto poteva essere raggiunto a piedi, un po' come le nostre città. Sì, se noi vogliamo andare al bar ci andiamo a piedi, se vogliamo andare al supermercatino possiamo andarci a piedi, o se vogliamo prenderci un drink con gli amici possiamo andarci a piedi. Sì, anche perché Bologna in centro c'è una ZTL che se provi a passare con la macchina ti fanno 4 miliardi di euro di multa, quindi o con quello o con lo sposta poveri, altro modo non è che c'è. E gli USA negli anni 20 erano esattamente così. Il problema dell'obesità non esisteva, la gente aveva una vita attiva e i centri città erano pieni di vita. Tutto però comincia a cambiare proprio in quegli anni. Quando? Quando il buon Mr. Ford comincia a produrre le prime autovetture in massa. Vabbè, è una vera e propria rivoluzione. E per incentivare l'acquisto però, come per ogni nuovo prodotto, bisognava prima creare una necessità. Visto che cosa diavolo me ne faccio di un'auto se ho tutto a portata dei piedi? E quindi Ford cominciò a includere 64 cheeseburger con la macchina, facendo diventare obesi tutti gli americani. Giacolizzo, grazie per il cibo. Ed è qui che tra veri e propri accordi tra Stato e case produttrici di auto, sindaci e urbanisti, le città cominciarono a diventare per la prima volta car friendly, stravolgendo e mutando completamente le aree urbane di tutta America. Ragazzi, è incredibile sentire questa cosa, car friendly. È una cosa incredibile, ragazzi, è bellissimo. Cioè, adesso si parla solamente di friendly per quello che riguarda l'andare a piedi e i pedoni. Negli anni 20 c'era car friendly, il pedone era visto male, ma a portata di auto. E con stravolgere intendo dire che le città hanno iniziato a essere pensate o ricostruite a compartimenti stagni. E specialmente si potevano investire i ciclisti, No. Quello che ora viene definito zoning a ogni area è attribuito a una specifica destinazione d'uso. Per farvi capire meglio, la zona del centro città che prima era una mixed area, d'ora in poi sarà sempre più destinata solo ed esclusivamente ad attività commerciali, negozi ed uffici. Le fabbriche si spostano fuori città e vengono create le zone industriali e poi fuori città, per la prima volta, vengono create le famose zone residenziali che tutti abbiamo visto nei film. Sì, quelle con le villette dei film del cazzo, sì. Sì, proprio quelle dove vivono Peter Griffin e Homer Simpson. Centinaia o addirittura migliaia di piccole villette tutte uguali, a due piani, con un prato davanti, il box a fianco e il classico giardinetto sul retro. Questi cazzo, hai detto niente, porca troia. Veri e propri compartimenti stagni. Gli uffici sono in un'area, le industrie in un'altra e le zone residenziali dove è proibito costruire o solo pensare di aprire un'attività commerciale
in un'altra. Quindi scordatevi di trovare tra le villette un bar, un tabacchio, semplicemente un supermercato. Nada, nil, nisba, solo villette. No, che merda, così non mi piace, raga. Sarò sincero, così mi fa cagare. Cioè, un'intera area fatta solo di case, non c'è un tabaccaio, non c'è un bar, non c'è una farmacia. No, è orribile, ragazzi, è orribile. Cioè, ma io capisco, è bello le case, il giardino, bello, però no, cioè, dai, zio, non posso uscire di casa e non vedere niente se non case. Cioè, minchia, se voglio andare a comprare una cosa al tabaccaio o al supermercato, devo prendere la macchina tutte le volte, madonna mia. E questa cosa vale tutt'oggi. E c'è da dire che tutto questo riprogettare le città ha perfettamente funzionato per gli scopi di Ford, del governo e dell'industria dell'automobile americana. Sì, perché dal momento che la gente ha iniziato a vivere in periferia e tutta la città e i suoi servizi sono stati dislocati e quindi nulla era più raggiungibile a piedi come prima, non avere una macchina non era più un'opzione contemplabile. Ed è da quel momento che per la prima volta, siamo intorno agli anni 50, si sente a parlare di un problema di obesità. Unwanted pounds creep on so easily in this motorized and mechanized age with its labor-saving devices. Although machines do much of the physical work for us today, family eating customs entice many adults to go on eating as much as they did when they were more active. Esattamente, molto più attivi. Prima che le auto rimpiazzassero letteralmente le gambe degli americani, diventando a tutti gli effetti un'estensione del corpo umano, una vera e propria protesi. E qui forse starete pensando che io stia esagerando, perché ok, le macchine, no, le zone e le grandi distanze, ma ci sono anche la metro, i bus e i treni per spostarsi. No, no, quelli li prendi tu. Ma ricordatevi molto bene una cosa: New York non è gli Stati Uniti, e se è vero che lì il trasporto pubblico è efficiente, anche figo, nel resto del paese, da quando si è data priorità all'industria automobilistica, ci si è totalmente dimenticati, se così si può dire, di sviluppare e implementare un trasporto pubblico che consentisse alle persone di spostarsi liberamente e con frequenza senza dipendere da un mezzo di trasporto privato. Ma la verità è stata una questione puramente razziale. L'obiettivo era semplice: impedire alle masse povere di immigrati e neri che vivevano in veri e propri ghetti in aree specifiche della città di potersi muovere liberamente e a basso costo al di fuori delle aree destinate a loro, e soprattutto non consentirgli di infiltrarsi nelle suburbs conservatrici bianche che stavano vivendo il loro sogno americano a qualche chilometro dalla città. E non è cambiato molto. Non ho parlato, non ho detto niente. Che cazzo vuoi da me? Da allora, in realtà. Infatti, se guardiamo le mappe ferroviarie o dei trasporti pubblici europei, sembra di vedere le Non ho parlato, non ho detto niente. Cioè, non ho aperto bocca. Non ho fatto nulla, Terry e le vene e i capillari del corpo umano. E invece quelli degli Stati Uniti sembrano lo scarabocchio di un bambino annoiato. Cazzo, ma è veramente allora così le cose lì dei treni? Ragazzi, ma è tristissimo. Io non pensavo fosse così. Allora è veramente così, non era una gag. Cioè, ma com'è possibile che in America abbiano queste quattro ferrovie di merda? Cioè, in tutta l'America hanno quattro linee di merda. Cioè, cazzo, noi in Europa ne abbiamo 13 miliardi, qui abbiamo quattro linee del cazzo, cioè, ma non pensavo fossero messi così male, da un punto di vista di treni almeno, perché... ...di 2 anni. Dopotutto, ancora oggi in America se utilizza i mezzi di trasporto sei considerato uno sfigato, un povero, come sei considerato un totale... un po' come qui se utilizzi gli auto... Le perdente se non possiedi un'auto. Questo per farvi capire quanto questa cosa, creata a tavolino negli anni 20 e 30, nei decenni successivi, sia diventata parte integrante dell'individuo e base della cultura americana, portando negli anni a costruire una vera e propria società autocentrica. E non sto esagerando, praticamente negli States qualsiasi cosa può essere fatta senza scendere dalla macchina. Qualsiasi cosa è impossibile, scusa, cazzo vuol dire? Classico prendere del cibo tramite il drive-thru del McDonald's. Vabbè, quello lo facciamo anche noi, quello lo faccio anch'io, ma non mi sembra una cosa, cioè, particolarmente... Quello oramai è entrato nell'abitué, cioè nel senso il drive-in del McDonald's, quello lo faccio pure io, non è che... Siamo tutti al salutare il proprio caro morto al drive-thru di una pompa funebre. Ma che cazzo di... Ma che cazzo di... Ma che cazzo stai dicendo? Guarda, amore, c'è il cadavere di tuo padre, salutalo. Ciao, babbo. Basta, amore, andiamo, devo andare dal parrucchiere. Ma come? Ma scusa, ma ti è morto un parente, lo saluti in auto. Ma che cazzo, ma che cazzo vuol dire? Ma che sistema di merda è? Esatto. Ma che cazzo è? Ma ti aprono tutta la macchina? Run, run, run. Mi dispiace. Saluto il babbo, ciao. È tutto vero. Ci sono drive-thru per qualsiasi cosa. Avete finito con... Ma è stupido. Cioè... Tanti? C'è la TM drive-thru. Oddio. Vabbè, ma questo è ridicolo. C'è il bancomat drive-thru.
cioè il bancomat. Ma scusa, ma non riesci a scendere dalla macchina per prelevare? Cioè, lo fai dalla macchina? Minchia, ragazzi, ma qui veramente è l'esasperazione della pigrizia. Cioè, minchia, veramente non scendi dall'auto neanche... Sì, ho capito, ma però, cazzo, ma se io vado a prelevare, scendo dalla macchina, però... Cioè. Avete incontrato l'amore della vostra vita su Tinder e volete sposarvi al primo appuntamento? Potete farlo in cappelle drive-thru. Dalla mano alle due automobili. Ti voglio sposare. Mua! Mi dichiaro marito e moglie da dei finestrini. Ti amo, tesoro, sì. Due linee di febbre, volete del paracetamolo? Drive-thru della farmacia. Questo è comodo in realtà, questa è l'unica cosa che ho visto per ora che secondo me è abbastanza comoda in realtà, sinceramente, anche perché così penso sia anche più igienico. Questa te la passo, perché metti che devi andare a prendere qualcosa e hai la febbre, non entri neanche in farmacia, e questo magari per una questione di igiene ci potrebbe pure stare. O che ne so, se state organizzando una serata alcolica con amici, potete recuperare qualche bottiglia al liquor store drive-thru. Oppure se sei povero in canna e hai bisogno degli alimenti, puoi andare al drive-thru del banco alimentare. Cioè, sei povero in canna, vai alla Caritas, ci vai in macchina. Vai alla Caritas con la Bugatti. Vai alla Caritas con la Ferrari. Scusi, ho fame. Run, run, vediamo un po'. Cioè, ma che povero sei se hai la macchina? Si può essere povero quanto vuoi e aver bisogno di alimenti, ma la macchina la devi per forza avere. Capite? Questa cosa dell'auto è così intrinseca nella cultura che la gente piano piano si è lentamente disabituata a camminare. Ci sono un sacco di parcheggi dove la gente mangia davanti ai... Beh, classico in americano, eh? Tu prendi da mangiare in macchina, ti fermi al parcheggio e mangi dentro in macchina. Neanche... Oh, ci sono due ciccioni che vanno, li ho visti. Parcheggi, entri dentro al McDonald's. E mangi dentro, no? E a questo punto mi spiego come mai non vedevo assolutamente nessuno nei ristoranti o nei fast food a Huntington. Perché fanno tutto in macchina. Il Mac vuoto, il parcheggio pieno, un individuo per auto, tutti soli a mangiare. E finito il pasto, buttare i sacchetti in cestini con prolunga così da non farti scendere nemmeno in quei... Micchia, ragazzi, madonna, che tristezza. Merda, neanche scendere dalla macchina per buttare il cibo. Madonna mia, cioè, ti fai la doccia dai drive-in. Ti puoi lavare drive-in. Cioè, la doccia, c'è uno che ti tiene il telefono della doccia, ti lava. Ti puoi lavorare in macchina, puoi scopare tutto in macchina, fai, vaffanculo. Ratto, grazie per il 4, mattino, entri con la macchina in casa, proprio... O con la macchina entri in salotto, la metti così e mangi a tavola dal finestrino, così non devi neanche scendere dalla macchina. Caso. E non sono solo io a dire che la gente in America si è disabituata a camminare, eh? L'internet è pieno di post, reel o TikTok di americani in vacanza qui in Italia che si lamentano perché qui per visitare una città si cammina troppo. So you have to... Me la ricordo stare incoglionita, ci ha fatto il video anche Twitter. Walk up 160 stairs. We sometimes have to train, like physically train to come to Italy because we're not used to all of the walking. Tornando un secondo allo zoning. Sì, ma ragazzi, io ve lo dico, è grave il fatto che questi qui non sappiano camminare. Cioè, ed è ancora più grave il fatto che credono che sia normale. Cioè, io ve lo dico, è abbastanza... Cioè, il fatto che abbiano... Che pensano... Il fatto che pensino che camminare sia una cosa strana è abbastanza grave, eh? Cioè, io ve lo dico. C'è un'altra cosa importante da sapere. Ovvero che l'area commerciale che inizialmente era stata prevista in centro città, con l'arrivo di grandi catene come Walmart, Kroger o Target, per renderle più accessibili alle autovetture, sono state spostate fuori città, ovviamente corredate da colossali parcheggi, così da poter potenzialmente ospitare tutti contemporaneamente. Di conseguenza, se prima ci si muoveva verso la città per lavorare, fare acquisti e intrattenersi, ora ci si va solo per raggiungere il proprio ufficio, lasciando così i centri città totalmente abbandonati fuori dagli orari lavorativi. Non c'è mai, mai, non sono pensate a misura d'uomo, ma a misura di macchina di città. Anche qui l'accesso al parco del Riverside non ha un accesso pedonale per le persone. Sì, ci vai in giro in macchina, vai al lago in macchina, ti fai adattare la macchina come fosse tipo una sorta di eliscafo di sommergibile e visiti il lago in macchina. E poi dentro ci sono i marciapiedi. Ma ci devi arrivare in macchina? Ci devi arrivare in macchina. Ma dico, siamo buttati in strada! Sì, oggi la situazione in America è questa. A piedi non ci si muove.
Punto. Insomma, gli esseri umani dagli urbanisti non sono minimamente presi in considerazione. E se anche qualcuno volesse provarci a fare quattro passi, intendo, dovrebbe far fronte ad una serie di barriere architettoniche come marciapiedi che non esistono, finiscono nel nulla, strisce pedonali assenti, recinzioni, muri, sbarramenti che renderebbero impossibile a chiunque farlo. E se anche uno volesse forzare un po' il sistema infrangendo le regole, finirebbe solo in un dedalo di rampe autostradali o molto probabilmente solo nel mega parcheggio del centro commerciale di prima. Niente. No, l'Italia no, l'Italia ci piace camminare a noi, è pieno di gente che cammina. Quando aveva messo il coso del Covid era pieno di cotechini che non volevano fare altro che camminare. A noi bene o male piace camminare. E in America è più a misura d'uomo. Sì, perché quella che per noi in Europa è un semplice mezzo di trasporto, per gli americani potrebbe tranquillamente essere definita un'estensione del corpo umano. O forse sarebbe meglio dire un vero e proprio sostituto delle loro gambe. Sometimes disappointment or sheer boredom tempt young and old alike to indulge in food to the point where eating replaces other normal activities. Don't be sad if you're bored. We got a solution for you. Vai a Troia. He comes from the future and it's called the internet. It's the best way to watch your favorite movies, book your holidays. Credo you all tried. Lo sponsor, ok. Questa riputa in case I don't see ya. Good afternoon, good evening and good night. Ma in contemporanea a questa rivoluzione automobilistica ce n'era un'altra carta di pari passo e che ha contribuito in egual modo ad alimentare questo enorme e gigantesco problema dell'obesità. La nascita dei grandi marchi dell'industria alimentare e della ristorazione. Quelle che a me piace chiamare le multinazionali delle calorie. Ma quelle non sarebbero un problema se la gente sapesse controllarsi, cioè quello non sarebbe neanche un problema. Il problema è che la gente non ha la minima capacità di controllare la quantità di calorie introdotta. Cioè voglio dire, non è sbagliato il fatto che ci siano un posto che ti fa del cibo di merda come degli hamburger grassi, perché magari uno lo vuol mangiare ogni tanto e vaffanculo. Il problema è che la gente non si sa controllare. E se negli anni 20, 30, 40, nonostante l'avvento delle automobili, si continuava a mangiare in maniera piuttosto adeguata, si aveva una vita sana e attiva e si andava a fare la spesa al mercato nei piccoli alimentari presenti in città, con l'arrivo delle industrie del cibo e i neonati fast food che comparivano come funghi in ogni angolo del paese, e ricordiamoci che il Mac per come lo conosciamo oggi è degli anni 50, queste abitudini piano piano inizieranno a cambiare, stravolgendo completamente l'alimentazione di un'intera nazione. War or not, one thing is sure. A daily battle is being waged in super. Ma perché gli americani devono sempre mettere la guerra in mezzo? Perché gli americani in mezzo a ogni cosa devono sempre metterci la guerra? Tra una guerra e l'altra, che tu stia bombardando un popolo del sud-est asiatico o un popolo iraniano, compra anche tu smacchia frim, lo smacchiatore per pavimenti, sgrassatore universale, e la guerra della tua casalinga giornaliera. Io se voglio mangiare male, per modo di dire, vado al pub, ma non al Mac. Sì, ma anche, vabbè, anche quello, dipende cosa mangi. Supermarkets all over this country. A battle for the customer's dollar. Sì, sugli scaffali dei supermercati ora c'erano grandi quantità di prodotti processati a basso costo, in porzioni tendenzialmente esagerate, macronutrienti sbagliati e ipercalorici. Oltre alle nuove arrivate patatine, le merendine e i famosi lattini e gusti pazzi. Ma avere a disposizione grandi quantità di cibo, quando voglio e... Fate la salpapere, o domani aprirà un McDonald's sotto casa vostra, diventerete super obesi e non potrete più uscire di casa e guardare le mie live H24. Anzi, fate così, mi piace. E come voglio? Non vuol dire che io debba necessariamente comprare o mangiare quella determinata quantità di cibo. È vero, sì, questa cosa sicuramente mi spinge in quella direzione, ma manca un passaggio, uno step fondamentale. Lo stesso fatto per le automobili, il creare un bisogno, creare una nuova abitudine e cementificare queste cose all'interno della cultura di massa. You want to go bigger. And stronger, don't... Mangia anche tu dell'ardo fritto. Le pubblicità di una volta. Vuoi diventare grande e forte? Mangia 2 chili di burro d'arachidi fritto nello strutto, nell'ardo cotto nella pancetta. E diventerai forte e sano come sono io. Un arresto cardiaco. You? Golly, sure. Okay. A sandwich daily and 2 slices of Wonder Bread every meal give you 8 elements you need. E come si convince una popolazione? Come si cambia per sempre una cultura? Con la televisione, con i suoi palinsesti e con loro. Le campagne marketing, la propaganda, la pubblicità, colossali campagne pubblicitarie esagerate, non controllate, spessissimo palesemente menzognere. Mandate ripetutamente in onda solo per convincere la popolazione ad acquistare sempre di più. E convincerli che cambiare dieta era cosa buona e giusta. E ha funzionato. Vabbè, ma è ovvio, ma quello è sempre così. Cioè, le pubblicità sono sempre una presa per il culo. È come la pubblicità del McDonald's. Ti fanno vedere un Big Mac che sembra alto 26 centimetri, soffice, morbido. Quando lo compri è spiaccicato che sembra una suola di scarpa. Cioè, quello è ovvio. I like to look through them.
They're especially good if you have only 5 cents. People should buy 5-flavor lifesavers. I asked my mommy to buy them at the supermarket. Ma lo Stato al posto di fermare questo trend distruttivo per la salute, ha cavalcato l'onda creando anche lui, come gli altri, vere e proprie campagne TV pseudo-educative e di sensibilizzazione basate su fantomatici studi universitari che però di scientifico non avevano assolutamente nulla. Solo per incentivare l'acquisto di uno specifico alimento in cui aveva grandissimi interessi economici dietro. Abbiamo tonnellate di latte in polvere che ci sono avanzate dalla guerra, cara popolazione, il formaggio e il burro fanno benissimo. Burro. Vorrei sapere il burro poi prodotto con latte in polvere esattamente come potrebbe mai venire fuori. Il burro dal latte in polvere. Cioè, non è burro, cioè, è praticamente è dell'intonaco per pareti. Cioè. Mangiatene di più. Certain foods are essential. We must have them daily for the sake of health. Meat, cheese, fish, poultry, and eggs, one a day preferred. Cereal and bread, rich golden butter, and milk. È tutto sbagliato! È tutto sbagliato! È tutto sbagliato! Per mantenervi in salute, dovremmo mangiare più cibo, più cibi salutari, ricchi di nutrienti, come ad esempio burro, strutto, lardo, pancetta, grassi, carne rossa, salumi. Poi recupero la live. Grazie Cirelisa, ciao. Che cazzo? Burro. Non avevo mai sentito la pubblicità dove ti diceva che mangiare più burro al giorno fa bene. Burro. To drink in ice cream and in cheese. For adults, at least a pint. Tre bicchieri di latte, 900 ml al giorno, 600 kcal circa. Anche da noi è successo, eh? Ma lì è stata possibile questa rivoluzione alimentare perché purtroppo non c'erano solide fondamenta. Intendo dire che la cultura del cibo in quegli anni in America era molto, molto, molto povera. Insomma, dove c'è poca cultura, è più semplice crearne di nuova. Obviously something's missing. Let's try adding some dairy products. Some butter for that toast. And how about some butter for that sandwich? Now some cheese. The baked potato calls for butter. Naturalmente manca qualcosa. Dobbiamo aggiungere burro al toast, burro al pollo, burro al formaggio, burro al burro. Dobbiamo aggiungere burro sul burro. E il burro dà sapore al burro. Metti il burro sul burro. Aggiungiamo il burro ai piselli, il burro alla pasta asciutta, il burro sul pane, il burro sul pane al burro. Il burro nel latte e cereali. Metti il burro nel latte e cereali. Renderà il tuo latte e cereali più burrioso. Metti il burro nella birra e fai la burro. Metti il burro nell'olio. Metti il burro nel burro. Fece rotata campagna ingannatoria anche sullo zucchero. Sì, vabbè. Se non ricordo male. Sì, vabbè, però lo zucchero, cioè il burro così. And so do the peas in the roll. Let's choose ice cream for the dinner dessert. Sì, vaffanculo, bravo. Ma che cazzo, che cazzo. Potato calls for butter. Cazzo ce ne so do the peas in the roll. Let's choose ice cream for the dinner. Metti il burro sul pollo, il burro sui piselli, il gelato e mettici dentro il burro, figlio di puttana. Metti il burro nel gelato alla cra... dessert. And of course, a glass of milk with every meal. Un bicchiere di latte a ogni pasto. Cioè, a me piace un sacco il latte, eh. Io mi berrei 2 litri di latte al giorno, però il latte con il pollo. Cioè, il latte con il pollo. Ripeto, a me piace il latte, eh. Io vado matto per il latte, però il latte col pollo... E poi? Passato il boom economico e la corsa allo spazio e la guerra fredda, si arriva ai giorni nostri, dove la distribuzione della ricchezza nello Stato è totalmente squilibrata, dove l'80% della ricchezza è posseduto solo dal 20% della popolazione e il 50% del totale è praticamente povero in canna. Quello che viene chiamato il bottom half. Quello tendenzialmente meno istruito, più facilmente manipolabile... Ce li ho io i 4 principali gruppi alimentari. Fagioli, pancetta, whisky e lardo. Pancetta, whisky e lardo. Di quelle campagne menzogniere degli anni 50, figlio di chi non può permettersi un pasto salutare perché non sa neanche di averne bisogno, forse più semplicemente perché non può proprio permetterselo economicamente. Ma no, non diciamo stronzate, zio, dai, cioè, questa è una cazzata. Il fatto che l'ho detto l'altra volta, non è vero che uno non se lo può permettere, che non vuole. Cioè, è una stronzata che in America le verdure e i pomodori costino miliardi, una minchiata atomica. È che la gente non li vuole mangiare, non li vuole comprare, perché è intossicata e abituata a mangiare della merda.
perché io ho avuto gente che è andata in America, ho conoscenti che vivono in America e lì mi hanno detto che è una minchia, cioè lì mi hanno detto tranquillamente che se uno vuole, spendendo poco, le verdure le mangia e che non le voglio mangiare. Frutta, verdure, alimenti sani ci sono. Al Walmart, per esempio, sono proprio all'ingresso, ma sono cari e meno reperibili rispetto a pizza. Ma non sono cari, zio, è che costano magari rispetto a un hamburger. L'idea di comprarti della lattuga e dei pomodori ti fa vomitare, ma non è che sono cari che non te li puoi permettere. Hamburger e taco. Insomma, conviene mangiare pollo fritto rispetto ad una porzione di cavoletti di Bruxelles. E parlo... Ma quello di base, boh. Per esperienza personale. You can't cook this for $10. Without our secret recipe, you can't cook it at all. E la scuola? La scuola di certo non aiuta a formare nuove sane generazioni. Avete mai visto cosa servono nelle messe in America? How's your pizza for breakfast? La pizza per colazione. Ma dai, zio, ma che schifo. Andre, così fidati. Cerca i food desert su Wikipedia. Ci sono aree intere dell'America senza negozi che vendano cibi freschi. No, ma se è un problema serio. Su questo sono d'accordo con te. Io parlavo delle città, però. Io non parlavo. Su questo sono d'accordo con te. Ci sono dei posti dove non li vendono. Però. Ed è anche da dire che io parlavo delle città. Ma no, ragazzi, ho capito. Ma c'è la pizza a colazione. Ma sì, la fai se vuoi fare il maiale. Ma sì, Sara, ho capito, però. Se tuo figlio andasse a scuola e gli dessero pizza a colazione, cioè, tu da madre, non è che diresti va bene, però, cioè nel senso, una volta a settimana, perché se no mio figlio mi diventa un botolo, cioè nel senso, cioè, una pizza a colazione, sì, vabbè, una volta a settimana, tanto per, però non mi sembra una cosa normalissima. È che vuoi fare il ludro e ti mangi la pizza, cioè... In all of my years, I've never seen pizza given for breakfast in any country. Poi pizza, discutiamo su pizza. Quella non è pizza, quella è una focaccia al pomodoro con salsiccia. Pizza, latte e bibita a colazione. E questa nello specifico è una scuola pubblica di Huntington nel 2010. Esattamente 2 anni dopo aver ricevuto la nomea di città più obesa d'America. Neanche la vergogna mediatica è servita a cambiare le cattive abitudini. Ed è assurdo pensare che un posto che dovrebbe educare a 360 gradi non riconosca l'importanza di una dieta sana e di un'educazione alimentare, soprattutto a quell'età. Non ha assolutamente senso. Non c'è nessuno dietro di me, non c'è nessuno qui, non c'è nessuno qui, non c'è nessuno qui, e non c'è nessuno... La strada è buona. Deserta, sono le... Ragazzi, fa impressione il fatto che non ci sia nessun cristiano, 9-20. Ma infatti non so perché stiamo aspettando il semaforo noi. Sono 46.000 gli abitanti. È stata pensata molto probabilmente per il doppio di questi abitanti, che erano quasi 100.000 un tempo, negli anni 50. Ed è rimasta così. È solo che con la metà degli abitanti. E quindi la metà delle cose è vuota, la metà delle cose è lì. Da allora... Tutto fermo. Huntington doveva insegnarmi qualcosa, come ogni viaggio in realtà, in questo caso solo a proposito dell'obesità, almeno questo era il piano. Ma la desolazione, i negozi chiusi, le attività fallite mi hanno fatto capire che dietro un problema attualissimo... Body shaming, sì, lascia perdere che se anche in Italia attecchisce sta stronzata della body positivity, tra 20 anni ci saranno 400.000 ciccioni infelici che andranno in giro dicendo che stanno bene con loro stessi, lascia stare, ci manca solo che in Italia attecchi sta minchiata della body positivity, che dopo i ciccioni cominciano a aumentare a dismisura e il numero di persone infelici continuerà a aumentare drasticamente, voilà. Poi io volevo vedere anche un'altra cosa che mi ha messo curiosità, il titolo. Ecco perché non dovresti scontrarti coi poliziotti. Ma ho messo sia curiosità il titolo, sia curiosità. Volevo rapportarmi. Volevo empatizzare. Volevo vedere cosa avrei fatto io al posto dei poliziotti. Sarei curioso. Poi magari ripeto, se è brutto, raga, lo togliamo come al solito. Non è che. Criminals get arrested by the cops. Most choose to beg their way out. Allora, tu già hai i capelli viola, quindi per me di base devi essere arrestata, io te lo dico. Hai i capelli viola e i pompon. Io già di base ti avrei arrestato da poliziotto immediatamente. Cioè, non mi interessa neanche quale reato hai compiuto. È per i capelli che ti avrei già arrestato. But what happens when they choose to confront the... By the cops, most choose to beg their way out of it. Cosa se una molla? Cosa ha fatto la signora? Cos'è successo alla signora in macchina? But what happens when they choose to confront the cops instead? Stay in the car! Stay in the car! Here are 6 times where suspects decided to fight the cops and instantly regretted it.
starting with the dramatic case of this woman who was già con quella faccia lì. Placed on 2.5 years of probation with a possible 2-year prison sentence for the dumbest reason of all time. On April the 13th of 2021 in Racine, Wisconsin, a group of officers pulled over a car upon realizing that that driver was an individual with an active warrant. Officers anticipated a simple arrest, but nobody could have expected what happened next. 82, my driver is McCoy Jones, I believe. Something similar to that. He should have some 99s. Can you run vabbè, home? Per adesso... Vabbè, in realtà traduci è molto relativo, perché... Mr. Jones, please step out the car. You're under arrest. Step out the car. No, he's not. Stop. Allora, già partiamo malissimo. Già partiamo malissimo, signora. Cioè, io arrivo e le dico, lei in arresto, lei risponde, no, non lo è. No, ascolti, allora, il poliziotto qua sono io. Decido io qua chi è in arresto. Che cazzo, che risposta è? No, non lo è. Cioè, non ho capito. Allora, già partiamo male, già mi sarebbero girati i coglioni, però ancora mi sarei contenuto. Stay in the car. Okay, stop. Okay, relax. No, in the no, car. No way. Okay, I'm getting out of the car, yo. All right, put your hands behind your back, sir. Put your hands behind your back. I don't know. You have a warrant for your arrest. The driver and suspect, McCoy Jones, had obtained the car illegally from his ex-wife, violating a restraining order that led to the issuance of a warrant for his arrest. Ah, okay, gli aveva fottuto la macchina l'ex moglie, ok. When the officers spotted the car on the road and pulled it over, they approached McCoy and removed him from the vehicle, putting him in cuffs after clearly stating that they had a warrant. However, his new girlfriend... Guarda che faccia! Guarda che faccia da pazza! Allora, no, mia ragazza, comunque le pazze c'hanno le facce che si riconoscono subito, eh. And identified as Ashley Hawley, was quite unhappy with the cops' actions, to say the least. Really, are you guys f***ing kidding me? You guys stay in the car! Stay in the car! Do something! Stay in the car! Stay in the car! Really? Ma che cazzo fai? Zia, ma che cazzo fai? Ma sei fuori? Cioè, ma chi cazzo credi di spaventare? Zia, sei una nana botola di 1,20 m, si leva la giacca, tipo, ti spacca il culo, cioè, è arrivato un poliziotto e l'ha tramvata per terra. Cioè, zia, ma che sei fuori? Stay in the car! Put your hand behind your back! Put your hand behind your back! Io qui mi starei già nervosendo da poliziotto, vi dico la verità. Io non so come avreste reagito voi, eh. Io da poliziotto mi starei già nervosendo tanto. Sinceramente, mi starei già cominciando a innervosire parecchio. Are you kidding me? You have some business! I swear to God! Stop resisting! Stop resisting! While McCoy was being escorted to the... Spara in fronte... Spara in fronte non è una gran risposta. Questo, credo che questi video servano per capire anche se noi saremmo in grado di fare il poliziotto o no. Credo che potrebbe essere utile per capire, perché se la tua reazione gli spari in faccia, ma se non è il caso che fa il po- eh no zio, ma devi tirarlo fuori il taser, come fai? Se questa tira fuori un'arma o ti mena, come fai? Lì sono matti, eh. This vehicle, Ashley aggressively exited the car despite being instructed not to and charged at the officer. Guarda sta matta. However, she was quickly tackled to the ground by another officer, and Gabri, as they attempted to restrain her and then place her into handcuffs, she unexpectedly bit one of the officer's hands. Ma che cazzo dici? L'ha mozzicato, gli ha mozzicato un dito! She then began to shake violently, injuring herself in the process, requiring the inter... Gli ha mozzicato un dito, raga! Gli ha staccato un dito a morsi a momenti! ...invention of three officers to subdue her. Put your hands behind your back! She's biting! Put your hands behind your back! No! Stop resisting! Gli ha mozzicato un dito! Stop resisting! Stop resisting! Ma questa è matta, raga! Ma questa è pazza! She bit me. I'm sorry! Ma cosa I'm sorry? Mi stacchi un dito a mozzi che I'm sorry! Oh, I'm peeing! Oh my God! Please! Please, you're hurting me! Please! 401, I got 295, everyone's fine! Agente ferito! Chiedo rinforzi! Agente ferito! Down, she bit me. Oh my God! Cause you wouldn't let me go! Ma cosa, zia? Oh, stai urlando come una pazza schizzata, scalciando, dando pugni, mi hai mozzicato un dito! Oh! Just stop resisting. I didn't do nothing! Alright, you f***ing bit me. But you didn't get arrested for nothing!
Cioè, la tua risposta è: ti ho mozzicato un dito perché mi hai arrestato per niente. Per niente. Cioè, questa è uscita dalla macchina, levandosi la giacca in atteggiamento di aggressione, ha mozzicato un agente, per lei è niente. Non ha fatto niente. Realizing that she had been overpowered, she then attempted to fake an illness. Signora, scusi, il suo compagno si è stato arrestato, nessuno gli ha fatto niente. Cioè, poteva finire così, cioè, scusi. Plead her way out of the situation, but by that point it was already too late. You arrested me for nothing! You can't get out the car! Signorina, per niente proprio! I don't care. They know that. Oh my God. Io ho l'ansia. Io ho l'ansia. Immaginate uscire dalla macchina per menare dei poliziotti, mozzicare il dito a uno e dopo dire lasciatemi, ho l'ansia. Io ho l'ansia. Dimmi. I'll take you to the hospital, man. Okay, so you don't get to bite people. We're gonna roll you over on your side, okay? Ho l'ansia. And you my face. Y'all going down. Cause I ain't got on me. And y'all did this to me. Don't resist. I ain't got on me. Signora, ma c'è, ma che cazzo voleva succedesse? Roll you over. Fai rotolare. Rotolati. I sottotitoli. I sottotitoli. Rotolati. I sottotitoli così. Usa rotolamento. Baby, just sit down. I need you home. Just stay seated. Baby, please, I need you home. Arrotati. When she realized that pleading would not be enough to get her off the hook, she then turned to insulting and threatening the officers as they prepared to conduct a search. However, unbeknownst to her, the results of that search would only serve to further complicate the situation. Questa ha bisogno di un esorcismo, ragazzi. Qui serve Padre Amor, sta qua è posseduta. Because police uncovered a needle in her jacket and a crack pipe with a bag full of... Pure! Signorina, micchio! Complimenti, signorina! Siringa, pipa di crack, pure! Drugs under her seat in the car. Quindi abbiamo resistenza all'arresto, aggressione, possessione di droga, poi altro... My face up their pieces of shit. Stay seated. What am I sitting for? So we're waiting for a female to come search you. To do what? To come search you. I have shit on me, nothing. What is your name? None of your f***ing business. Find my ID, bitch. Ma che risposta è? Qual è il tuo name? Non, qual è il tuo nome? Non sono cazzi tuoi. Ma che risposta è da dare alla polizia? Go ahead, stand up. Il Moro, grazie per il 24, Valentino. Ma che cazzo di risposta? I swear to God. Hey, right. Separate your feet. This officer's gonna search you. Yeah, I pissed on myself. Rub that. Rub it. Are you gonna come behave? On. Ma questa come è drogatissima, secondo me. È fatta a bestia. I got me. Questa per me è fatta a bestia. F*** up my hair. Ma che schifo, non toccare niente. Guys, watch out, needle cam. She has tracks. She has track marks too. What? What did she say? Say? I ain't got nothing on me. I have to check. No paraphernalia, nothing. Separate feet. Perché il video continua oppure questa qua abbia altri schizzi incredibili? Like that, I should piss in your face. Comunque, ragazzi, i poliziotti hanno un self control incredibile. Io ve lo dico. Cioè. I poliziotti hanno un self control incredibile. Cioè, mi hai mozzicato un dito e mentre ti perquisisco mi dici ti piscio in faccia. Zia, veramente, per fare il poliziotto, zia, veramente, ci vuole del self-control che a me se dopo che mi hai mozzicato un dito mi dici ti piscio in faccia e io ti tiro una craniata dei denti che ti ribalto per te. Te lo dico. Cioè, ci vuole del self-control, And with all the evidence, the officers then escorted her to their cruiser, but she resisted entering, leaving pure. Them with no option but to use force to get her inside. Baby! They busted my face! Cioè, fa la vittima! Cioè, fai pure la vittima! Step up for me. No, I ain't going. Y'all busting my face. I want to talk to some sergeant. I'll get the sergeant.
Non voglio parlare con il sergente. È una Karen. È una Karen. Voglio parlare con il sergente. Mi porti dal manager del dipartimento di polizia. Voglio parlare col suo manager. È una Karen. Wait 1 minute till the sergeant comes. Nope. Put me on the I'm gonna assist you in if you want. No, I'm not. Non credo li paghino abbastanza gli agenti in America. You need me really fucking hard. You mother I hate you pieces of shit. Get off me, you chiudi. After some time, Madonna mia, sta zitta un attimo. The police officers made the decision to arrest her, but not before ensuring that her injuries and the officer's bite wound were properly treated. I got bit by her right here. All right. Okay. Well, a tennis shot lately? Ragazzi, effettivamente, porca troia, c'è bisogno adesso, ragazzi, poveretto la gente, adesso deve andare, se ho fatto uscire sangue, ragazzi, la gente deve andare in ospedale e farsi un bombardamento di antibiotici, deve controllare l'antitetanica. Guarda che è una pugnetta, raga, è una pugnetta incredibile. Io quando lavoravo in biblioteca universitaria conoscevo delle guardie giurate che lavoravano lì e una guardia giurata ha avuto uno scontro con un senza tetto che era impazzito e il senza tetto l'ha graffiato con una siringa. Merda, raga, l'hanno preso, l'hanno portato in ospedale, l'hanno bombardato di antibiotici, l'antitetanica, gli esami per l'AIDS, cose varie. Cioè, lui era distrutto, ragazzi. Dopo una settimana era in coma, cioè era, non in coma nel senso morente, però era distrutto, aveva le occhiaie qui perché era una settimana che si bombardava di antibiotici, di esami, una gran pugnetta se ti morde una, eh. Se questa qua è infetta da qualche malattia è un problema, se t'ha mozzicato. Oh yeah, alright, I mean, there's a bite, I mean, what do you want us to do for it? Just clean That's it. Not bad at all, I mean. Okay. I guess, I don't know, yeah. I gotta have it documented for the charges. Yeah. Hey, gentlemen, are you checking out the female half? Yeah. Just be careful. She's got track marks and needle cap on her. You wiggle everything all right? Everything moves all right? Yeah. Give a nice squeeze. Infatti, visto il soggetto, il malattore è improbabile che abbia malattie. As long as you got a tennis shot and everything, that's not bad. I'll probably just get a document at the hospital, then I can charge her out with it. I'll certainly keep cleaning it throughout the night, next 12 hours, because people's mouths are gross. You know, right? La bocca delle persone è disgustosa. Thank you. That's exactly true. Nothing else besides a crack pipe? Anderson's in a photograph, we'll collect it, we're gonna legally park the car, then they're both go to county. Okay. Do you want me to do the sup since I found it? You can type a sup underneath my traffic stop, yep. Okay. Thank you. Direi che possiamo andare avanti. Oddio. Oddio. Once all the injuries had been cared for, the officers proceeded with the arrest. However, upon realizing that she was then headed to jail, she began to portray herself as the victim. My ribs are fractured. Anything there. Le mie costole sono fratturate. Che sparacazzata. Certo, hai le costole fratturate, cammini tranquillamente, respiri, ti incazzi, sì, sì, sì. They busted my face. They busted it. They smashed it into the ground. Ma zia, ma per forza c'è un taglio in testa, hai mozzicato un dito e volevi fare a botte, cioè. And they need me so hard they made me piss on myself. What's your first name, ma'am? Ashley. Ashley? I'm gonna take some photos. Oddio, si chiama Ashley. Oddio, raga, si chiama Ashley. Credo che stiamo capendo molte. Sto capendo sempre più cose da questa persona. Okay. Why? Documentation. Okay, but you already took pictures of his arm. What the hell do you need more from me? Sto cominciando a capire molto di più. Okay, so that little bite causes this? Really? And now I go to jail for what you guys did to me? Officers were having none of it, though, and both Ashley and McCoy. Cioè, questa io, vi giuro, chiamerei il Vaticano per farle esorcizzare. Ma guarda che cazzo di faccia ha! Ma guarda che cazzo di faccia ha questa! Were taken to the station to face their respective charges. Stepped out. Una mare, una seduta da Belfagor. Oh. Oh. While McCoy only faced charges with misdemeanor bail jumping and violating of a restraining order, Ashley came out far more worse because she was charged with felony counts of battery and threatening an officer, resisting an officer causing injury, and misdemeanor counts of disorderly conduct and possession of drugs. No, with cinque, that, she would be sentenced to 2.5 years of probation.
due anni e mezzo di... No, probation non è... Cos'è probation? And a possible 2-year prison sentence if... Un possible... Ragazzi, però io qua... Cioè, forse 2 anni e mezzo di prigione, forse. Cioè, in Giappone ti mandano 10 anni se rubi uno scontrino. Questa qua ha fatto botte con un agente, l'ha mozzicato, procedeva a droga, forse va 2 anni in prigione. Forse. Se no si becca la libertà vigilata. Non mi sembra molto bilanciata la cosa, però... Cioè, ma poi aveva anche la droga addosso. And while Ashley would be arrested for standing up for her boyfriend, this next suspect did quite the opposite, as he faced serious charges for punching his girlfriend and attempting to assault a police officer. On July the 8th of 2023, officers were dispatched in response to a case of domestic violence. And when they arrived at the scene, they were met with a male suspect who was trying to lie on the grass and his girlfriend in close proximity to him. Hey, what's going on? Jesus. All right, come here, come here, come here. Come here. Stop, don't come closer. Non è che... T'ho detto, vieni qui, non vai là. Vieni qui vuol dire vieni qui. Don't go closer. I'm trying to change my girl, huh? I just saw you guys. Come on. Sto cercando di cambiare la mia ragazza. Cosa vuol dire? Sto cercando di sostituirla con un modello nuovo. Cosa vuol dire? Come on, just talk to me. Hey, I know we just talked, but just let's get over here. Vieni qui che non ti faccio niente. Earlier that evening, the couple had engaged in a heated argument. The man physically assaulted his girlfriend, throwing her to the ground multiple times, and even threatening to kill a bystander who had intervened to defuse the fight. Recognizing the escalating danger, that bystander called the police, fearing that if help was not sought, it was only a matter of time before the woman's life was placed in jeopardy. Qui ha fatto bene lui, qui ha fatto bene. Intervenire, far l'eroe, non sempre aiuta. Ha fatto bene ad allontanarsi e aver chiamato la polizia. È stato più intelligente Andrea, che intervenire so a fare il supereroe. Fatto. So che sei stato cosa tu a mettere cose... un cornetto Algida dentro la mia buca delle lettere. Ti prego di smetterla, se no non riesco a vedere più le bollette. Guarda che se non la smetti chiamo le autorità giapponesi e LUL. Se non la smetti tu, io ti condanno alle coccole! Vieni qui, amami, butta puttana una. Vieni qui, amami, dammi un bacino. Ok, what happened? Nothing, we're arguing. All right, what are you guys arguing about? What's your name, Elaine? Stop. Were you guys the couple from the other day? Did you guys deal with our bosses the other day? I don't know, I'm probably somebody else. Però posso dire una cosa, anche lei, io non la capisco. Se c'è un fidanzato che ti mena, lo difendi pure. Cioè, io veramente non... First time in Niles? No. Where are you from, Elaine? Well, I come here occasionally. I'm from the city. Don't make this worse. Whoa, worse. You guys are fighting right in front of us. No, we're arguing. Just tell me what's going on. We're arguing. I know, but you guys are hitting each other, man. No, we're not hitting each other. I just watched you guys hit each other. No, you're not. Don't get closer to it. Come on, man. Be smart. Okay. Come over here. What's going on? Tell me what's going on. Sorry. Tell me what's going on. So what happened tonight? Il tizio sembra fatto, raga. Il tizio sembra stranamente fatto. Non risponde agli domande, agli impulsi, sta chiamando. Il tizio sembra fatto. When the police arrived, they caught the couple in the midst of their altercation. However, when questioned, both parties denied the fight, insisting that they were merely arguing, but their cooperation with the police was minimal at best. And when they were informed that they were being detained, they became combative, with the man being more violent and even making threats, daring the officer to handcuff him. Get out of my face, bro. I'm not in your face. Get out of my face. I'm talking to you. Ecco, già qua a me starebbe partendo l'embolo da poliziotto. Già qua, cioè, levati da davanti a me. Cioè, io qua se ero il poliziotto, già mi prudevano, sarebbe venuto un prurito nelle mani, cioè proprio, cioè a me levati da davanti, non me lo dici, cioè proprio. Get out of my face. Tell me what's going on. I'm not, hey look, what am I doing? Hey, don't come be, hey big dog, what you guys trying to do, dog? What you guys trying to do? Borricchio, grazie di sotto. What happened? Just tell us what's going on, we're trying to get inside the story. You're not free to walk away. Bruise. You're not free to walk away. Dove vai? For what? For domestic battery. Babe! Domestic battery in front of you? Yeah, I just watched it. You're a damn lie.
What do you mean? You weren't on the ground? Ask her. You weren't on the ground after you tried grabbing her? She pushed me down to the ground. After you tried grabbing her? She pushed me down to the ground. After you tried grabbing her? You just admitted to yourself. That's on video cam. Yeah. Lock me up. I dare you. I'm going to sue you guys. Go ahead. Lock me up. Va bene. Va bene. Se la metti così, va bene. Go ahead. Do you want to tell us your side of the story? Go ahead. No, I'm... Va bene. Va bene. Come on. Let's get it going. No, te let's get it going. Come on. You want to tell us your side no, of the story? No, I'm not saying nothing. Go ahead. You said you have what? Tell us your side of the story. No, you said you have what? Go ahead. Lock me up. You have proof of me putting... Put... Okay. Being detained. Okay, I'm being detained. Va bene. Being detained. Hey, babe. I'm telling you why I'm out here. Okay. Well, you can just have a seat. You're being detained right now. Okay, it's kind of wait. You never told me I was being detained. You never told. No, you never told me stop. I was being detained. Stop. No, hell no. I'm telling you right now. No, you got me fucked up. I'm telling you. Stop. Stop. You never told me I was being detained. Get the fuck out of here, bro. Stop. Here, bro. Relax. You're being detained. Credo che siate entrambi un po' fuori di testa. Posso dire, mi sembrano entrambi un po' pazzi questi due. Okay. Hey, hey, she's pregnant. Stop. Ma che cazzo di... Merda, ma si inventano delle stronzate. È incinta. Ma che cazzo dici? Ma vaffanculo. Ma che cazzo dici? Hey, stop. Hey, stop. Hey, stop. Hey, stop. Hey, stop. Hey, hey, hey. Stop playing with me, dog. Stop it. I'm investigating a domestic battery. All I... Smetti di giocare con me, cane. Ma che cazzo... I told you was... Sto indagando su una batteria domestica. I sottotitoli sono poesia. Invece che violenza domestica, sto indagando su una batteria domestica. È al litio, vero? Non è al... Non è al carbone, è al litio. Dimmi dov'è questa batteria. Listen to me. All I told you was... That's all. And I understand. I'm trying to put you in the back of my car because I need to understand what's going on. Your boyfriend over there is being uncooperative. Relax right now. You're being detained. Stop. 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 Get your hands off stop. My neck. Stop. Knock it off. Get my stop. Are you gonna stop? Stop playing with me, dog. Are you gonna stop? Hey, you want me to flip you? Are you gonna stop? You want me to flip you? Are you gonna stop? Do you want me to flip you? Are you gonna stop? Do you want me to flip you? Oh, e che cazzo, zio? Io alla quarta mi ha dato una gomitata nei denti. Oh! But after some moments of kicking, hitting, and violent threats from the man, they were both subdued and placed into different police vehicles. Hey, somebody was putting their hands on you? I want to know. Sei incagliato! Okay? That's all it is. All right, that's cool. I can handle myself. I didn't ask for no backup. I need to know who you are. Okay? This is going to be very easy. What's that going to do? What, giving you my name is going to give you what? What is it going to give you? A lot. Ascolta, Barbie di sto cazzo, forse non hai capito. Non è che se tu non chiami... Cioè, non è che se tu non chiami la polizia, allora vi potete menare tu e il tuo ragazzo in mezzo alla strada. Cioè, non funziona così. Non è che se tu non chiami le forze dell'ordine, allora sei autorizzata a picchiarti col tuo ragazzo. È un po' confusa questa in merito a come funziona la legge. I need to know who you are, and I need to know what happened tonight. I'm investigating a battery right now. I just told you. We got into an argument, that's it, that's all. That's all you gotta know. Okay, alright. That's all over you, okay? Hey, stop touching me. Get in the car. Get in the car. Merda, l'hanno sfrombolato. Merda, l'hanno sfrombolato. Sì, madonna, ma che sedili scomodi. Madonna mia, l'hanno sfrombolato dentro. Hey, you guys wanna pull? Get in the car. Hey, I'm my daughter. What's up? Get on. What's up? Zio, senti, no, sì, però, senti, sto qua, cioè, non puoi, non, come fai a non sfrombolarlo dentro? Come fai? Cioè, sto qua non sta fermo un attimo. You think you bought that, big dog? You think you bought that? You think you bought that? No, hell no. A parte il fatto che dopo che mi chiami cane, io ti faccio sfrombolare di faccia per terra, non sul sedile. Cioè, te lo dico. Sto provando ad arrestarti, mi chiami cane e ti agiti, io ti sbatto la testa sul sedile, ma più forte. Go ahead, push me. N-word, pure, pure, pure. Go ahead. No, hell no. I ain't going to shit. What's wrong with you? Pure. Stop playing with me, dog. Nah, I ain't do nothing, dog. Look what you guys are doing to me. I'm not going. For what reason?
because tell me, I told tell you me why. You're detained. Tell me why and nothing but a heart. Io non avrei risposto così. For what? Report of a domestic battery. What? Who calls? There's a third party. What? Who calls? Who calls? Show me the report. You're lying. I'm gonna sue you. What are you guys gonna do? That's great. You wanna sue us? Go ahead. I'm not getting into shit. Big dog, you ain't about that, homie. You ain't about that, homie. Hey. Ah! 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 Che cosa? Che cosa sono sti... Che cosa? Non ti stanno toccando? Che cosa sono sti versi? My leg! Ma non riesce e non vuoi entrare, cioè! I'm not doing nothing. Yes, you are. I'm not doing nothing. You're gonna break my leg. Merda, ragazzi, che fatica a fare il poliziotto, madonna mia! Merda, che fatica fare il poliziotto in America! Cioè, ti rompi il culo, sei un cane, N-word, e questi ancora non lo stanno menà. Che fatica, madonna mia! Dave, grazie per gli 8, Valentino, madonna! I've gotten... You're resisting. L'hanno penetrato. How? I'm not doing nothing, my hands are behind my back! Stop putting your legs up. My hands are behind my back. Stop. My hands are che behind pazienza, my back. Che pazienza, madonna! You got it, I'm recording. Do you wanna go home tonight? So why you look what they're doing to my hands! Listen, man. Man, please, look! Sit up. Sit up! Look what they're doing to me, bro! When the reality of potentially going to jail sank in for the man, he then broke down into tears and attempted to draw sympathy from the police by requesting an ambulance, claiming that he couldn't breathe. Officer, please! I'm sorry! Prendete il taser ed elettrificatelo, così grida per un motivo. I'm sorry! La gente, mi dispiace di aver picchiato la mia fidanzata, averla insultata, aver opposto resistenza all'arresto, aver cercato di aggredirla. Mi scusi! Ah, a posto, prego, può andare, dai, problema risolto. Va bene, a posto, non c'è problema, dai, va bene. Qual è il problema? No, adesso dice, mi dissocio. Il poliziotto, ah, va bene, a posto. Si è dissociato, dobbiamo lasciarla andare, eh? Questa è la legge. Officer! Please, I'm sorry, I'm sorry. Mi dissocio. I'm sorry, please. I'm sorry, I can't breathe. Che cazzo dice I can't breathe? Sei in una macchina, non sei su Marte. I can't breathe, yeah. Please, I need an ambulance, please. I can't breathe, I can't breathe. Sei in una macchina, tutto aperto, I can't breathe. Meanwhile, his girlfriend had... Anche qua gli avrei risposto, breathe, son solo me. Talked to by a female officer and had already began cooperating with the police, providing answers to necessary questions in hopes of getting herself out of trouble. Alright, now that you're calm, do you want to talk to me? I'm almeno not questa... calm, I'm not talking, bro. Okay, you're lying. I'm not talking to you, bro. Porca madonna! Cioè, guarda, ve lo giuro, se fossi un poliziotto non mi risponde, non ti parlo, bro! Io cane, un gancio qui, un montante nel mento che ti spacco gli incisivi. Non ti parlo, bro. Ok, he told you my name. No, he didn't tell me my name. I remember who you guys are now. Bro. M'ha fatto ridere. Transizione di scena, lui sono... Ha fatto ridere la transizione. Lei tutta, non ti parlo, bro, e lui... Mi ha fatto un sacco ridere. Okay, so what happened when he tried to grab you? Dai, stai tranquillo, bro. Oh, we were both at it, just pushing each other. It wasn't just anything pushing like each that. Other. Yeah. Okay, nothing else. Mm-hmm. And you feeling okay? Yeah, I'm alright. Alright, you're not injured or anything? No, I'm not I don't injured. See any injuries or anything like that. No. Okay, all right, I'll be right back. Let's figure out what's going on with you. Actually occurred between the couple, but things soon became clear when a witness appeared to give a statement. How's it going? Hi, did you call? Yes, sir. Oh, okay. I didn't have a cell phone, but I asked one of the guys over there in the car to call. Oh, okay. Well, can you tell me what you saw? Well, basically,
I was standing over there. Ci vediamo l'ultimo, poi cambiamo. I'll tell you, I'm actually homeless myself. Okay. And all of a sudden, I happen to notice like this nervous stuff going on right across from the where the barrier is on Dempster, where there's apartments over there across you. You over there? Yes. I see like there's two people fighting. Ma è sempre questo? È sempre quei punk. Due? Yeah. I mean, he's like a gangbanger type, you know, tough guy, cool dude type. And he grabs her and he goes and he puts his arms around her and he picks her up and he throws her. Beh, sempre lo stesso. Okay. And I'm like, you know, I mean, he's gonna kill her. I race over there. Okay. And, I mean, he's coming after me. He's like telling me he's gonna kill me. Okay. You know, but I'm not. So the man. È la dichiarazione del testimone che ha chiamato la polizia. Picked the girl up and threw her on the cement. He was throwing her on the grass on the cement. He was hitting her and she was trying to get away and he was very violent. She was trying to get away. Yes, and I was afraid he was going to kill her. I mean, if he hit her head on the cement, he could kill her. Io però sono straconfuso, ragazzi. Cioè, questa prende le botte dal fidanzato e lo difende pure. Io sono straconfuso da sta gente, io non capisco. Cioè, o ci sono veramente quelle persone che amano essere menate e gli sta bene così, sennò io non riesco a capire, ragazzi. It's very violent against her. Based on that, the officers decided to arrest the man, taking him to the hospital before heading to the station. Do you understand I'm going crazy? You understand? Ma zio, guarda, non me ne frega un cazzo, zio, guarda. Zio, hai capito che divento pazzo? Guarda, a me non me ne frega un cazzo, zio. Ti dico la verità, guarda. Non è che... Cioè, e sti cazzi non ce lo metti. I didn't do nothing wrong. Ok, I'll take you to the hospital. No. Niente. The handcuffs are not coming off, bro. Andiamo a quello dopo, perché più o meno il discorso è quello. Take it off me, now! What are you doing? Now! Take it off me. Stop. Take this shit off me, dog. You're hurting me, dog. You're hurting me. You're hurting me! Stop. You're hurting me! Even in the ambulance. Madonna, qualcuno gli fica un dildo nell'esofago così almeno sta zitto. He continued to be uncooperative with officers, but they eventually got him under control, later taking him to jail, where he would then face charges of domestic violence and resisting arrest. Meanwhile, his girlfriend. Cosa ha preso? Una settimana di prigione, considerando quello che abbiamo visto prima? Was then released and taken home. Fortunately, his girlfriend knew not to intervene in his arrest. Unlike this next suspect who found himself in a lot of trouble abbiamo, after dai. Defending his girlfriend from the cops, even when it was blatantly off. Allora, già questa per la faccia va arrestata di base, perché... Obvious that she was in the wrong. On August the 4th of 2022 in La Crosse, Wisconsin, an officer was conducting a patrol in the vicinity of a park when he spotted a woman walking near the road. Upon closer examination, he would recognize the woman as 31-year-old Kara Venable and was aware that she had pending charges related to the delivery of methamphetamine, so he quickly made a stop. But to avoid creating suspicion, he did not immediately disclose her charges and instead requested backup. Okay, l'ha fermata perché doveva essere arrestata, ma non voleva farla scappare. Kara Venable at Pisgah Park. No, metanfetamina, ha detto. We just needed a, I think an officer had a question with you about maybe like a theft or something. I'm not entirely sure, but can you hang tight at the front of my car for me? I can stand right here. I'm not going to go anywhere. That's fine. Okay. Yeah, we'll wait till the initial officer comes down and then we'll figure out the whole situation, okay? What kind of theft are you talking about? I'm not entirely sure off the top of my head, to be honest with you. Robert, go find Dakota, please. While waiting for that backup, she grew increasingly impatient and attempted to get herself out of the situation. She also called her boyfriend, 23... Ma ragazzi, è Daniel Radcliffe. Ragazzi, è Harry Potter. È lui con la barba. Perché il suo ragazzo è Harry Potter? Ragazzi, è tantissimo Harry Potter. Steph, grazie per gli 8 Valentino. A parte il fatto che se io sono un poliziotto ti dico di stare qui e tu urli a chiamare il tuo ragazzo, già mi fai incazzare di base. Old Dakota Guillette, who arrived on his tu sei un drogato, Harry. Bicycle, attempting to intimidate and persuade the officer to release his girlfriend, as he believed that her charges were false. The whole situation about like, I don't understand. I wish I knew, but I'm not the investigating officer entirely. Baby! Come here! A me già mi altereresti, ma... I don't know, I haven't even been... I don't know, I haven't done it.
a theft or some pending case. I'm not entirely sure. I still have someone needs to talk to her, or an officer needs to talk to her. So. So what is it? Just going to be a ticket that gets issued then? Or I have no idea. And when did this? Yeah, when did this theft supposedly happen? Because I haven't done or gone anywhere. I'm not the initial officer here. Okay, and I probably misspoke on the theft, but an officer needed to talk to you. So. That it was misspoken on a theft. Officer, I misspoke even... thinking it was a theft, but an officer needed to talk to you, Kara. So what? Let the officer talk to you. Let the officer talk to you. Gente, perché... I'm asking questions about what the. I'm trying to explain it. You're not telling me. Sento le sirene, stanno arrivando. Right. I just explained that I misspoke. Okay, so then she should be free to go home. That's not how it works at all. Zio, non è che mi dici a me, allora lei dovrebbe essere libera di andare. Cioè, ma sti qua, dove cazzo salta fuori? Cioè, io sono un poliziotto, dico che lei deve star ferma, arrivi tu. No, lei deve essere libera di andare. Ma che cazzo vuoi? Cioè, ma decido io quel che cazzo succede qua. Ma non ho capito, Harry Potter. So, how is it then? What is it then if it's not a theft? You're what not is free it? To leave. Is she under arrest? She's not free to leave. Is she under arrest? She's not free to leave. You can't leave. Is she? No. Am I under arrest? Not yet. You're not free to leave. So then she's free to leave. She's not. If she's not being arrested. She's not being detained. You just said she's detained. How do we even know what it is? How do we even not know what it is? Can you ask them what it pertains then? When he gets here, yeah. Why don't you just ask him over the radio? Give me a second, Kara. Come on now. No, because I've been 41-66. What's your 20? I've been standing here with the. Pertains. Right. But not even stuff should melt the test, like what? And then you tell me it's a theft, and now you're telling me you don't know if it's a theft. Why would you sit there and lie? Bingo. Fortunately, backup would arrive just in time, and her charges were then disclosed to her on the spot, allowing the officers to apprehend her without any further incident. Okay, so like I said 5 minutes ago, I misspoke. Huh? What is it then? You have pending charges for... Excuse me, no. Back up! Back up! You're under arrest, Kara. What for? Scusate l'inglese. When Kara realized that... Arriva Ric Flair. When Kara realized that she was in real trouble, that's when she decided to cause a scene, and quite foolishly, Dakota jumped in. Initially, the police instructed him to stand down, but he refused to comply, despite being aware of the serious nature of his girlfriend's crime. You're not gonna put your hands why am I being arrested? For possession of marijuana. He continued. Zio, ma cosa sei, cretino? Oh, Nala, però, veramente, cioè, hai rotto il cazzo, cioè, o stai dentro o stai fuori, che due coglioni. Cioè, ma quello sei cretino? Cioè, quello sta arrestando la tizia e quello gli va così sotto la faccia? Cioè, zio, ma sei scemo, ha una testata nei denti, t'arriva. To try and shield her from arrest, and it was at that point that the police had to forcibly subdue him, knocking him to the ground, and subsequently arresting him as well. Sono tutti schizzati comunque. Ma chi sono questi? Scusate, ma chi sono questi? Chi cazzo? Ma questi chi cazzo sono? Ma che cazzo è? Ma cos'è sta roba? Sembra un film porno. Ma chi sono questi? Even while on the ground, Dakota did not stop shouting and kicking, all while continuing to threaten legal action against the officers. On your stomach, put your hands behind your back. You're under arrest. For what? Sei in arresto? No, non lo sono. Quello lo sta arrestando, sei in arresto, lui no, non è vero. Falso, sbagliato, no, non lo sono, vaffanculo. However, Kara had already recognized the severity of the situation that she was in and pled with Dakota to calm down, okay, ciao, but he simply refused, effectively digging himself an even deeper hole. Put your hands behind your back, you're getting it. Dakota. Dai, Arkansas. I let go when you guys told me to. No, you didn't. Bullshit. Can you sit up? Bullshit.
Uno reverse. Reading you the camera set right now. Before I go anywhere, right now. Ma che cos'è sta mandria di tossicodipendenti qui dietro? Ma che cos'è sta roba? Che cos'è sta insieme di disagiati? Ma che cazzo? Yes it is. Yes, it's Harry Potter è il calice di troppo, è abbastanza. No, it's all uploaded to your computer and you know it. After a while, the officers decided that they had had enough, and they helped Dakota to his feet, then escorted him to their parked vehicle outside of the park. Dakota! Hey! Calm down. Yep. Hey, relax. No! I wasn't here. You're just gonna get more charges. Just relax. You're just gonna get more charges. You're stupid pigs. Ecco, qua probabilmente un cazzotto in bocca ti sarò sincero, qua probabilmente una cartella forse gli arrivava. Se io fossi stato il poliziotto, forse una cartella gli arrivava, probabilmente. Stupido maiale. Probabilmente una cartella gli arrivava, ti dico la verità. Sarò onesto, il che è il motivo per cui io probabilmente non potrei fare il poliziotto. Ma una cartella dei denti, se mi chiami stupido maiale, ti arriva. Chris, grab my phone! Ecco perché io non posso fare il poliziotto. Stop! No, you can f*** off. Come back up. You can f*** off. Come back up. You got any needles on here? I gotta search it. Hey! F***ing nuts! Alright. Senti, non ce la fa a capire che si deve calmare. Non ce la fa. Stop! I'm not f***ing resisting. You're successfully hurt. Ma come non sto resistendo? Come? Non sto resistendo, ti sto solo calciando, sputando, menando, agitando. No, non sto facendo resistenza. You are resisting. No, you're successfully hurting me. Pulvi, grazie per i due palatine. Okay. Find some more drugs. Dakota, stop! Madonna mia, che casi umani. He was searched, and nothing incriminating was found. However, when the officers attempted to search Kara, she created a commotion by insisting that a female officer needed to conduct the search instead of the male officers that were present at the time. You're not putting hands on me! I want a female officer! I want a female officer! Sono tutte Karen, ragazzi. Sono tutte Karen. Anche questa. Voglio l'ufficiale femmina. Sono tutte Karen. All I'm searching is your pockets. You will give me a female officer! Wait, so help kidding. Me God, I will... Sono delle sessiste. Adesso al di là di... Che casino. Al di là di questo fermiamoci, abbiamo visto abbastanza. No, carino, un po' crudo, però carino. Anche perché comunque sono una più pazza dell'altra. Cioè è incredibile quanto queste siano una più pazza dell'altra, ragazzi. Porca troia, cioè per fare sto lavoro veramente serve uno stomaco di ferro, perché Cristo Dio, cioè... Oh, vediamo un po' di nuovi primo appuntamento. Vediamo quale merdaviglia abbiamo...